Ciao e benvenuto sul mio canale. Io sono Frank Maugeri e oggi vedremo 4 dei migliori esercizi per imparare la Human Flag. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Come ti dicevo, oggi andremo a vedere 4 dei migliori esercizi che a mio avviso sono più utili per andare ad imparare questa skill. La Human Flag, o appunto bandiera umana, è una delle skill più ambite da chi inizia a praticare calisthenics, perché probabilmente è una delle più scenografiche anche per i neofiti. In realtà è una skill tutto sommato relativamente semplice, che non richiede grosse quantitative di forza, ma che ha bisogno di un buon condizionamento, soprattutto a livello articolare per quanto riguarda spalla, gomito e polso. Il mio consiglio è quindi di andare ad approcciare questa skill molto gradualmente, iniziando dagli esercizi più semplici, finché, una volta acquisita una buona padronanza, non possiamo passare agli esercizi più avanzati. Il primo esercizio che ti farò vedere oggi sono delle tenute, in questo caso alla spalliera, con le gambe a candela. Quindi andremo ad eseguire fondamentalmente una Human Flag, andando però a mantenere il busto quasi perpendicolare al terreno. È un esercizio abbastanza semplice, ma che all'inizio può diventare molto ostico perché non si riesce a raggiungere la posizione di partenza. Essenzialmente possiamo raggiungere questa posizione in due modi, o con uno slancio, però all'inizio appunto è un po' più complesso, oppure andando semplicemente ad arrampicarci lungo la spalliera. Proviamo. Una cosa che non ti ho detto è che quando andiamo ad allenare o ad eseguire la Human Flag, l'importante è mantenere sempre i palmi delle mani uno sotto l'altro. Ovviamente è un problema che non abbiamo se andiamo ad eseguire la bandiera, ad esempio, ad un palo. Però quando andiamo ad eseguirla alla spalliera è molto facile andare a posizionare una mano più avanti o più indietro rispetto all'altra. Importante inoltre andare a mantenere il palmo della mano sotto rivolto verso l'alto e il palmo della mano sopra rivolto verso il basso. Ovviamente ci sono delle varianti, ma all'inizio questa è sicuramente la presa più comoda e più semplice per appunto imparare la skill. Andiamo ad eseguire il secondo esercizio, un esercizio anche questo relativamente semplice, che può essere molto utile per andare a condizionare soprattutto l'articolazione della spalla per andare ad eseguire poi la versione completa. Sto parlando ovviamente del blocco laterale. Andremo ad eseguire una tenuta di Human Flag, in questo caso alla spalliera, con la spalla bassa lontana dalla spalliera e quindi andremo a spingere per allontanare il nostro corpo ma senza sollevare le gambe. Andremo in questo modo a mantenere le spalle nella stessa posizione della versione completa ma con un carico molto ridotto. Proviamo. Importante quindi in questo esercizio, come ti dicevo, è andare a spingere soprattutto col braccio che è posto inferiormente per andare ad allontanarci il più possibile dalla spalliera, ma mantenere sempre il petto rivolto verso l'alto in modo tale da non curvarci in un blocco frontale. Come terzo esercizio andiamo a vedere uno dei miei preferiti, nonché quello che più probabilmente mi ha aiutato a raggiungere questa skill. Andiamo ad eseguire degli slanci in cui cercheremo di mantenere per un istante la posizione di Human Flag per poi tornare alla posizione di partenza. Cerca di non andare ad eseguire questo esercizio subito per quanto possa sembrare semplice, ma piuttosto prova a condizionare prima le tue articolazioni e a raggiungere un buon grado di forza con il blocco laterale e con il primo esercizio. Un buon obiettivo potrebbe essere quello di andare a mantenere la posizione per 20-30 secondi al lato. Andiamo! Ciao
cerca sempre di spingere con la mano posta inferiormente e di trazionare con la mano posta superiormente. Andiamo adesso a vedere l'ultimo esercizio. Come ultimo esercizio andiamo in realtà a vedere un esercizio tutto sommato abbastanza semplice e che molto spesso si vede anche all'interno delle palestre, negli allenamenti di fitness in generale. Andiamo ad eseguire infatti dei side plank su mano. Questo esercizio è ottimo per andare a migliorare il core, soprattutto nella porzione laterale, e per andare a capire meglio questa funzione di incastro della spalla che poi ci servirà appunto nella bandiera. Andiamo ad eseguire questo esercizio quindi posizionando la mano sotto la spalla, mantenendo i piedi uno sopra l'altro con una posizione a martello, e da questa posizione andremo a distendere il braccio, che in questo caso non è in appoggio, verso l'alto. Cerchiamo di mantenere il petto verso fuori e i glutei stretti. Se vogliamo rendere l'esercizio ancora più complesso, andiamo a sollevare una gamba. Ovviamente lo andiamo ad eseguire prima da un lato e poi dall'altro. Anche per oggi il video è concluso. Se ti piace quello che hai visto, ti ricordo di lasciare un like per continuare a supportarmi e di commentare facendomi sapere cosa ne pensi del video di oggi, ma anche cosa vorresti vedere nei prossimi. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale se ancora non l'avessi fatto e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Da Frank Maugeri è tutto.